tutti ragazzi, sono Yumi Shen, benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, da come avrete letto sotto, ho deciso di fare un altro video recensione. Questo video recensione mi è stato chiesto da Veronica Calo, una nuova YouTuber che molto presto caricherà il suo primo video su YouTube, alla quale qui faccio un grandissimo augurio e in bocca al lupo. E mi ha chiesto di fare una recensione su Namida Usagi, una storia che avevo già apprezzato tantissimo perché era una storia molto dolce e commovente, ricca soprattutto di buoni sentimenti. Soprattutto quello di non giudicare le persone solo dall'apparenza. Poi vi spiegherò meglio. La collezione è composta da 10 volumi. L'autrice è Ai Minase. E Namida Usagi è edito dalla Planet Shoujo al prezzo di 4,30 euro. Vi faccio vedere i volumi, le copertine che ne valgono veramente la pena. Sono tutte allegre e colorate. Uno. Numero 2. Potete vedere. Il tratto è stupendo. Il numero 3. Il numero 4, che è una tra le mie preferite. Il numero 5. Il numero 6, il numero 7, il numero 8, il numero 9 e per finire la bellissima copertina del volume 10. Allora, riprendo il numero 1. Aiuto. Ed è proprio il fatto di quello di non giudicare una persona solo d'apparenza, il lato positivo che mi ha colpito subito dalla protagonista e mi ha reso infatti la lettura molto allegra e divertente. Certo, la storia è quella tipica degli shoujo con ambientazione scolastica, ma la nostra protagonista è una ragazza. Che è questa ragazza qui, una ragazza molto dolce e carina, e penso che molte ragazze si siano potute immedesimare in lei. Vi spiego in poche parole la trama, senza cercare di spoilerare. Momoka, che è questa ragazza qui, è una ragazza che frequenta la terza media. Come di consueto, nel primo trimestre avviene il cambio di banco. La nostra protagonista, questa volta, si ritroverà accanto a un ragazzo dall'apparenza un po' scontrosa. Che è questo ragazzo qui, e gira voce che porti sfortuna. Momoka deciderà poi di parlargli, scoprendo un carattere completamente diverso nel ragazzo, che nonostante l'apparenza si dimostrerà dolce e gentile con lei. I due ragazzi si innamoreranno l'una dell'altra, ma la loro storia sarà ricca di felicità, tristezza, commozione e divertimento. E leggendo Namida Usagi ho provato tantissimi tipi di sentimenti, soprattutto nell'ultimo volume, che è questo, che alla fine mi ha commosso veramente tanto. Poi comprenderete perché alla fine, quando leggerete il volume. Mi sono emozionata tantissimo sui personaggi ed ero triste che alla fine la storia fosse conclusa. Vi faccio vedere alcune delle tavole, vediamo un po'. Devo dire che l'edizione della prima schioccava un po', non mi piaceva, poi andando avanti è migliorata tantissimo. Potete sentire schiocca parecchio. Il tratto è molto pulito, mi piace tantissimo, soprattutto gli occhioni che l'autrice fa. Momoka è un amante dei conigli, quindi ho apprezzato tantissimo anche quest'altro suo lato della protagonista.
Vedete, sono spettacolari. Faccio vedere l'ultima. Questa è bella. Faccio vedere altre due o tre tavole per vedere, senza spoilerare, della seconda. Vediamo un po'. Per finire. Anche il secondo schioccato. Ecco qua. Detto questo, lo consiglio, consiglio questo dolcissimo manga alle amanti dello shoujo e dei conigli come la nostra protagonista e a chi vuole passare un momento per rilassarsi in maniera piacevole. Quindi consigliatissimo. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e se avete dei dubbi o delle domande lasciate pure un commento qua sotto. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao!